Amici fucisti all'ascolto, oggi parliamo di lenti fotografiche per Fuji. Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. E oggi mi ritrovo a parlare di fotografia. Non è il mio campo, non è il mio forte, ma io sono un grande amatore appassionato. Potrei tranquillamente lavorare e diventare un professionista nel campo della fotografia, ma mi sono dedicato a tutt'altro. Voglio parlarvi di obiettivi. Voglio parlarvi di questi due obiettivi qui. O meglio, del concetto che c'è dietro questi due obiettivi. Perché sono in questo momento io sono un fujista, quindi sto utilizzando corpo camera e lente Fuji. E cercavo un obiettivo standard per la street photography, diciamo non tanto un obiettivo per la street photography, ma un obiettivo fisso, luminoso, che fosse l'obiettivo che io metto davanti la camera e butto la camera nello zaino e ci faccio di tutto. Ed è stata una scelta un po' difficile e devo ringraziare gli amici di RC Photo che mi hanno inviato loro due obiettivi mega galattici. Parliamo di un 16 mm f1.4 XF di Fujifilm, quindi un Fujinon, ed un 23 mm f1.4 XF, sempre Fujinon. Non voglio farvi un pippone altamente tecnico sulle lenti, ma voglio analizzare quello che è il concetto e poi naturalmente parliamo anche della lente Fuji in sé. Allora, partiamo dal concetto che io volevo una lente, definiamola da street photography, quindi una lente da poter mettere davanti e farci un po' di tutto. Quale lunghezza focale scegliere? E porca miseria, è stato non difficile, ma difficilissimo questa scelta e questa ragione. Questa scelta. Allora, parliamo di che sono degli obiettivi per APS-C, perché i Fuji sono tutte quante APS-C. Quindi, quando parliamo di 16 mm, parliamo dell'equivalente 24 mm su full frame. Quando parliamo del 23 mm, parliamo dell'equivalente 35 mm per full frame. Quindi, stiamo ragionando tra un 24 mm ed un 35 mm. 24 mm è un bel campo largo, ci riprendi davvero tutto, ma forse in certe occasioni è troppo largo. Dall'altro lato il 35 è lo standard amato dai fotografi per la fotografia ritrattistica, non parliamo del ritratto ma ritratto ambientato, per la fotografia non d'architettura ma anche di paesaggio, perché è un medio tele, non è ancora un medio tele, quindi è un campo largo ma non troppo largo perché è un po' più stretto, ma è troppo largo per farci dei ritratti, ma è troppo stretto per farci una fotografia d'architettura. Quindi questo è il re dei compromessi. Questo invece, che è il 24, il 16 mm, punta più che altro sull'ampiezza, quindi con questo ci facciamo delle fotografie d'architettura e d'ambiente davvero pazzesche. Ma se vogliamo fare street, se vogliamo stare un po' più vicino al soggetto, col 16 siamo piuttosto larghi. Quindi, secondo me, la focale ideale che io avevo sempre scartato è il 35 mm. Quindi il 23, in questo caso, il mio Fujinon, è il 23 mm Fujinon. In questo caso io ho avuto la possibilità di provare la versione XF 1.4, perché Fujifilm fa anche le versioni F2 che sono molto più, sono più economiche, perché costano praticamente la metà del nuovo di queste, costruzione comunque ottima, ma sono F2, quindi più piccole, mentre queste qui sono F1.4, quindi altamente luminose. Ma c'è una enorme differenza tra le due genere di lenti. Prima vi faccio questo ragionamento, il perché quelle lenti e perché queste lenti, e special modo perché sto parlando di fotografia. Parlo di fotografia perché nella fattispecie di queste due lenti qui, l'autofocus, per quanto performante, i motori si sentono davvero tanto quando si fa video. E infatti ed è uno dei motivi per il quale, per chi fa video, le 1.4, a meno che non le utilizzate in manuale o con un microfono davvero lontano, è meglio non utilizzarle. Le F2 nascono proprio perché sono più piccole, più compatte, anche più economiche, stessa identica costruzione, soltanto che sono più piccole ed hanno una forma un po' più svasata, un po' più particolare, ma tolto quello non cambia assolutamente nulla. Hanno un autofocus molto più silenzioso, sono molto più veloci, mentre queste sono più precise, ma hanno, sono dei diesel, devono carburare, quindi al momento in cui mettiamo a fuoco sentiamo lo zzzz e tac, prende il fuoco.
Questo perché lente più grande, quindi proprio i corpi delle lenti sono più grandi, la lente all'interno è più grande, i motori fanno giustamente più fatica a muovere queste lenti, special modo poi perché abbiamo un'apertura enorme che è 1.4. Non immagino il 56 1.2, cosa deve essere praticamente la morte dell'autofocus. E quindi voglio parlarvi di fotografia perché io la lente da prime, quindi la lente prime, voglio utilizzarla per farci fotografia soltanto e non voglio utilizzarla per fare video, perché per fare video io per esempio utilizzo il 16-55 f2.8 che sto montando in questo momento, altamente luminoso, unico neo che è un pezzo di ferro gigantesco e pesante, ma tolto quello è un'ottica versatilissima, mentre queste sono meno versatili perché naturalmente abbiamo un'ottica fissa ma molto più luminose, e per fare fotografia queste sono davvero fantastiche. Quindi la mia scelta sulla focale è stata quella del 35 mm per fare street. Ma analizziamo un attimo queste due lenti. Comunque ero molto curioso di vedere quale fosse la distorsione, il campo. Ho fatto delle fotografie di test, molto semplici, all'interno del mio studietto, dove ho provato a fare degli scatti per capire quella che potesse essere l'inquadratura. Io a me naturalmente so la differenza tra un 24 mm e un 35, ma nel caso in cui volessi scattare delle fotografie da street, quindi uno scatto veloce, senza la possibilità di poter muovere lo zoom, quindi devo spostarmi, io dovevo immaginare e capire. Perché? Perché non sono un fotografo di street, quindi non lo faccio tutti i giorni. Ho fatto questi test e da questi test ancora di più mi sono convinto che il 35 mm era quello che faceva per me. Ho fatto un'ulteriore prova, questo su entrambe le lenti, più che altro per mostrarvi come funzionano, sulla distanza minima di messa a fuoco, andando a misurare quello che è il punto minimo di messa a fuoco, anche perché essendo campi larghi, se si vuole fare una fotografia un po' più particolare, ci si vuole avvicinare al soggetto, anche se lo si distorce un po', volevo capire quale fosse la distanza minima. E qui vi faccio vedere qual è la distanza minima della messa a fuoco. Ho utilizzato una pila e ho girato una clip mostrandovi il metro, così che potete rendervi conto anche da quella che è la distanza minima di messa a fuoco. Detto ciò, hanno un costo circa di 850 euro l'uno sul mercato nuove, naturalmente ne valgono entrambe, special modo per chi è un fotografo professionista con Fuji. Io sceglierò questa, il 23 mm, probabilmente adesso ragionerò se prendere l'F2 per fare anche video o l'F1.4 perché è molto ma molto ma molto luminoso per fare solo fotografia. Oddio, video ce lo si può fare tranquillamente. Naturalmente grandi movimenti di messa a fuoco bisogna evitare di farli perché altrimenti sentiremo il motore che fa fatica nella messa a fuoco precisa, special modo se io mi muovo così velocemente il motore farà fatica a mettere a fuoco. Già il 16-55 che uso fa la sua fatica, questo avendo una lente ancora più grande all'interno per permettere di passare tanta luce fa ancora più fatica. Insomma, io spero che questo breve video vi sia piaciuto, ringrazio ancora RC Photo, uno dello store più grande d'Italia del vendita e acquisto usato fotografico. Vi lascio qui sotto il loro link in descrizione per andare a vedere anche i prezzi di queste due lenti, perché naturalmente i prezzi che vi ho detto sono del nuovo, ma loro vendono soprattutto pezzi usati di altissima qualità. Quindi se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti, seguitemi su tutti gli altri social e non dimenticatevi di iscrivervi al canale perché stanno uscendo un sacco di video, e attivare la campanellina così sarete sempre informati. Cos'altro dirvi? Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo prossimamente con un nuovo video.